paura di parlarne, non si fida ancora di voi, magari racconta una balla, e però si tranquillizza. Voglio dire che lo strumento del colloquio a volte può essere molto utile per interrompere una situazione che emotivamente incomincia a essere piuttosto impegnativa per il bambino e per voi poi che fate fatica a gestirlo. Ovviamente questo colloquio come base deve avere proprio quello dell'ascolto delle emozioni del bambino, quindi il bambino va un po' stimolato a raccontare quello che prova in quel momento. Sei preoccupato? Sei arrabbiato? Mi vuoi raccontare qualcosa? Forse ti posso aiutare, senza spingere, eh? Cioè senza insistere una volta, dirlo, non 50 volte. Quindi senza estorcere le informazioni, non è un interrogatorio, è un ascolto. Su una base di disponibilità, di tranquillità. Spesso la domanda, guardate, la domanda che ti succede, c'è qualcosa che ti preoccupa, è una domanda che apre, perché è già una domanda emotiva che va già a toccare gli aspetti emotivi del bambino. A volte non dovete fare chissà che cosa. E quando il bambino racconta, non è necessario interpretare nel vostro ruolo. Non dovete interpretare, no? Gli psicologi, i logopedisti, eccetera, eccetera. Il bambino racconta e voi raccogliete quello che il bambino ha da dire. Punto. Voi in quel momento siete l'adulto che ha raccolto un momento di sofferenza, di difficoltà. Non potete pensare, ma questo lo sapete già, ma io intendo sempre a sottolinearlo, di risolvere nessun tipo di problema di un bambino, no? Anche se ultimamente ne vedete tanti e sono anche situazioni a volte molto dolorose che vi tirano, rischiano di tirarvi tanto dentro e vi portano quasi a farvi carico. Allora, il punto è che come adulti noi ci possiamo fare carico del dolore del bambino in quel momento. Nel senso che lo supportiamo, lo sosteniamo, che stiamo vicini anche fisicamente. Quello di cui non ci possiamo fare carico è il suo vissuto, la sua situazione o la risoluzione di un problema. Spesso il bambino ha situazioni così complesse sulle quali noi veramente non possiamo fare nulla, ma io vi assicuro che abbiamo fatto tantissimo nel momento in cui abbiamo raccolto quel momento di difficoltà, perché al bambino abbiamo passato un messaggio fondamentale, che in quel momento si può fidare di un adulto. Questi bambini spesso portano la diffidenza, la sfiducia negli adulti, il fatto di non essere ascoltati, il fatto di non essere compresi, e allora anche un frammento, no? Perché voi siete un frammento della loro vita, siete una parte, fate il vostro pezzo e cercate di farlo bene. Per il bambino, come dire, quello è il momento in cui può incominciare anche a pensare che ci sono adulti che non sono sempre distanti da lui, sempre poco interessati a lui, sempre poco disposti a dargli quella considerazione di cui invece il bambino ha molto bisogno. Per quanto riguarda l'allontanamento, Sì. noi abbiamo un caso limite a volte. Arriviamo veramente a fare il condimento fisico perché picchia, fa male a se stesso e fa male agli altri. In questo caso, parliamo un attimo, se andiamo bene in questo senso, viene allontanato di forza, cioè viene fatto proprio il contenimento che viene fatto nei centri. Io lavoro in un centro di giorno per disabili e cioè, ho visto le stesse scene che vedo al lavoro. È stato preso, allontanato e sempre lasciato sfogare per un momento, cioè ha preso un ulivo, è finito l'ulivo, nel senso salutiamo la pianta, c'è avuto un momento che doveva
scaricare questa rabbia, che veramente quando lo vedi ti prende proprio, cerchi di capire che cos'è, ma magari è scattato perché il bambino gli ha fatto, Roberto gli ha fatto così. Okay. Quindi noi lo allontaniamo momentaneamente e viene lasciato momentaneamente, sempre sotto la supervisione nostra, però da solo il colloquio viene dopo, in un secondo, terzo, quarto momento. Okay. In quel momento non si può parlare di nulla, quando il bambino sta in quella condizione lì non si può parlare proprio di niente, non è nella condizione, cioè non ti permette proprio, esatto, non ti mette nella condizione di, ed è capace di stare così per ore intere. Ore? Sì, lui potrebbe fare tutta la riunione di branco fuori. Nel momento in cui questo ragazzino, tra virgolette, mi ero io, nel senso, nel momento in cui vedo che molla un po', che sia il calcio a terra, che molla un po' la forza nel fisico che c'è, provo ad avvicinarmi e coinvolgerlo con dei minimi, cioè quei piccoli giochini che posso fare, cioè incuriosirlo su qualcosa, ecco. Nel momento in cui poi stabilisce la relazione con me, perfetto. Bambino più bravo del mondo, mi fa domande intelligentissime, vuole sapere come funziona tutto il mondo, la natura, il prete, come gli andate. Come lo rimetti con i bambini? Io voglio dire una cosa, riferimento a quello che diceva Sara. Stanotte ho visto, no? E mentre uno sta a fare un cerchio, no? Spiegare le regole e tutto, c'è qualche bambino, no? Per far vedere, no? che lui è meglio degli altri, eccetera, no? Quindi la vivacità rompe il clima, mentre tu stai di qualcosa anche, e tante volte scappa per dire vai, mettiti, che ne so, vai, sfogati, mettiti all'angolo della stanza, ok, per farlo un attimo, perché per essere tu stai le regole, no, questa cosa, sentendo stasera, forse non è proprio il massimo. Perché non ho visto negli anni questo allontanamento così, quasi per dire noi siamo in cerchio, tu vai là perché non hai rispettato, tra virgolette, le regole del branco, e quindi tu quando ti sei rilassato, tranquillizzato, hai capito qual era la regola, rientri in cerchio, ok. Questo forse non lo so. Ti portato fuori di solito? Qualche volta ho visto pure che adesso è stato portato anche fuori. Però tante volte è stato anche isolato, qualche volta è successo che sono al campo, isolato per, che ne so, 10 minuti, un quarto d'ora, finita là il gioco, quel gioco non voleva fare, voleva, che ne so, voleva fare. Quindi questa cosa forse non è. Allora, quando siamo arrivati a fare questa cosa qui, perché forse non abbiamo fatto così. Questo. No. Allora, la prevenzione dei disturbi del comportamento dei bambini sarebbe sempre la cosa migliore da fare, perché poi quando il comportamento è mai agito in qualche modo, l'intervento, chiaramente le possibilità di intervento sono limitate, no? Perché si arriva quasi a un braccio di ferro col bambino, perché qualche volta sì. Questo capita, il bambino sfida, no? Sfida. A quel punto non si può fare altro, no? Che magari farlo uscire un po' in modo che lui si calmi, no? Quello che insomma anche la scuola dell'infanzia utilizzato con le maestre, sono diventi qui a riflettere. E rifletto un po' su quello che è successo, no, anche con i bambini di 3 anni si figura. Allora, è difficile, no, fare della teoria stando tutti qui seduti, tranquilli a parlare, poi. Quando stai lì, quando ti gira pure. Con i bambini ci stiamo in classe, no? E dopo 5 ore incomincia. Quando hai provato tutte le strategie, cominci poi, no, anche a utilizzare quelle modalità che sai bene, che non sono le migliori, no, da insomma, fare un po' così, come ti viene. Allora, la prevenzione. La prevenzione vuol dire che se quel bambino lì ogni tanto parte, e ha sicuramente un problema molto serio, avete uno strumento che può aiutare molto per l'osservazione. Nel tempo riuscite a capire che
capire cosa lo fa partire, no? E può essere molto utile. Dico l'osservazione, perché intanto siete sempre in due, tre, no? Qualcuno più, qualcuno meno. E allora potreste proprio, mentre uno lavora con i bambini, un altro proprio utilizzare l'osservazione, quella cura, nel senso che prendete pure due appunti e cercate di capire quali sono le dinamiche di quel gruppo, perché questo qualche volta, non sempre, perché a volte ci sono bambini che hanno diciamo talmente un disturbo talmente grave che a volte è difficile risalire che cosa li fa partire, li fa scattare. È chiaro che una volta che è partito non torna indietro, cioè lì poi dopo con questi disturbi molto gravi è difficile, bisogna fare quel lavoro lì, cioè uscire, fare il contenimento fisico, essere sempre lì, continuare a parlargli, nel senso non a fargli le domande, non a chiedergli che gli è successo, non a dire sto più con te, non ti preoccupare, non è successo nulla, no, quasi rassicurarlo un po', perché il bambino ha paura in quel momento, ha paura di se stesso, cioè ha paura di quello che può fare, di quello che può combinare, in quel momento sente di non avere limiti, no? Questa è una sensazione che è quasi di angoscia. Posso anche fare male. Ovviamente non c'è il ragionamento, c'è l'emozione, che è un'emozione che lo pervade e quindi lo fa comportare in quel modo e poi entra in un circolo vizioso, no? Cioè è partito e dà paura, quindi la paura continua a farlo comportare in quel modo. In altre situazioni con più calma, quindi prima facendo un po' di prevenzione, l'osservazione, il capire se ci sono delle dinamiche che si creano. Spesso nel gruppo le dinamiche sono un po' sempre quelle, no? Voi siete abbastanza allenati secondo me nelle dinamiche di gruppo. Voglio dire una cosa, no, a proposito dell'osservazione, no? E nel metodo dei Castolini proprio c'è la figura proprio fondamentale che è nella staff, che c'è un capo osservatore che poi ogni settimana può anche, cioè cambia perché a rotazione, quindi è puntuale, no? Che ne so, come si muovono i bambini, quindi quello che ha solo questo ruolo riesce sicuramente a captare certe cose che uno per staff attività non vede, perché c'è la parte attività, per cui nei Castolini proprio c'è la figura ed è una bella cosa. Era per dire, ma è importante, perché io insisto con dirvi che voi avete gli strumenti, ma ce l'avete già precisi per lavorare. Forse dovete soltanto metterli un pochino più a punto, no? Che poi a volte presi anche da le tante cose che volete fare, eccetera, magari vi sfuggono certe cose che invece sono importanti, no? Io volevo ritornare alla scena, nel senso che io come Achela o come Paghiera avrei valorizzato più i loro atteggiamenti positivi in questo periodo, no? Quindi, nel senso, prima di arrivare a consigliere, Martina sei stata brava perché hai fatto questo, l'avrei fatto capire che io come Achero, come Baghira, sapevo la sua professione che aveva fatto, il suo inserimento e tutto, e quindi avrei chiesto semmai proprio una conferma, ma non che stimolavo il capo si stia lì, che ha fatto, che non ha fatto, no, io avrei detto, quindi avrei fatto. Ci sarebbe dovuta essere una comunicazione precedente, no? Per cui i due capi sapevano bene. E dirlo davanti agli altri, faccio tutte le cose positive per rendere, come dire, perché se no non si capiva che loro, cioè per dire, lui passava come uno che non parla. Invece voglio dire, bisognava forse valorizzare nella presentazione di ogni ragazzo, di ogni bambino, valorizzare quello che ha fatto di buono, no? Anche metterci anche delle sfumature di cose che deve ricondizionare, però questo forse
è mancato perché sì. Si cercava soprattutto di chiedere al caposistema, che secondo me il caposistema non deve avere questa funzione, soprattutto in Rubezzi. Secondo il metodo proprio. Secondo il metodo, non è solo secondo te, proprio secondo. Vabbè, non lo volevo dire perché dopo ti faccio migliorare, però non lo sento, non vuoi farlo. Però secondo me non è un caposistema che deve dire. In realtà il caposistema è stato proprio, secondo me, bene dentro il suo ruolo, no? Nel senso che tu avevi un paio d'anni più di e hai cercato di fare l'adulto, no? Cioè di scimmiottare in qualche modo un adulto, come spesso fanno i ragazzini di quell'età, no? Quindi tu avrai avuto 8 anni, 9 anni? Dieci. Quelli insomma un po' più che si prendono più le responsabilità, però qualche volta tendono un po' a scimmiottare gli adulti, no? Avevo notato che hai anche detto, vedi come si comporta bene lui, no? Fai come lui. Subito l'hai messo a confronto, capirai. Lei era su di giri e lui non parla. Ho pensato che i bambini sono crudeli, non li fanno una scaluna, la mia esperienza anche a casa, ce n'ho tre, mi ha insegnato questo, cioè che piuttosto che andare a stimolare, diciamo, la parte positiva, sono quelli che vanno a rovistare il torbido di quell'altro, esatto. Cioè perché succede a casa, succede quindi li chiamano sugli sbagli degli altri, e quindi è stato un po' quello il pensiero che mi ha attivato. Però in qualche modo hai detto a Martina, no, di guardare lui perché lui era bravo e si comportava bene, e capirai, cioè lei già aveva... Solo che in questo modo si può creare ancora più separazione, divisione tra Martina e Carlo, e quindi questo dobbiamo cercare di non farlo individuarlo, appunto è meglio che vedi un capo che dice com'è, che invece tra di loro, perché vedi da bambini così piccoli, questo ci è stato un problema tecnico, prima di andare a fare qualsiasi cosa il staff lo sa quello che devi. Infatti questo volevo dire prima, anche quello che era uscito da loro. Loro due si sono trovati in un ruolo che non era un ruolo di singolo, perché poi la staff all'interno ha dei ruoli e quando si fanno queste cose proprio si concerta quello che si fa insieme. Quindi è stata anche. Mentre noi siamo stati facilitati in questo, perché facciamo il lupetto, perché il lupetto tira fuori la pancia e basta. Mentre l'adulto, insomma, e quindi probabilmente c'è stato anche questo. Sicuramente. Quindi dicevamo, no, perché anche qui poi in realtà ci riporta questo, è la prevenzione, non quella che ci aiuta, l'osservazione è la prevenzione. La prevenzione perché se abbiamo osservato sappiamo che c'è una dinamica fatta, no? Qui in simulata era partita in realtà una dinamica che era un po' a cortocircuito in realtà, cioè poteva succedere poco alla fine, no? Perché ormai c'era Giannino che era il buono, c'era Martina che era, no, cioè come se subito fossero messe queste due etichette più o meno appiccicate, insomma era così, e però gli adulti si sono mossi parecchio intorno a quelle due dinamiche. Qualche volta questa è una cosa che capita, cioè è un po' inevitabile. Perché quando ci troviamo di fronte a certe situazioni che sembrano così senza sfumature, no? Cioè sono così nette che se non siamo più che attenti ci portano a entrare in modo un po' rigido e sempre allo stesso modo. Per esempio usare la creatività ci aiuta molto. Usare la creatività con le parole, con i fatti, no? Cioè usare delle metafore, usare, no, qualche cosa che va a rompere uno schema rigido. Uno schema rigido, no? Che ci porta sempre a infilarci in un angolo ogni volta senza via d'uscita. Cioè lo sappiamo che quando ci mettiamo a fare un
andiamo da nessuna parte, ma quella pregio non ci hanno spesso, perché ci va in funzione emotivamente, no? Una, è un'emozione che io chiamerei un po' senso di impotenza a volte, no? Perché i bambini ci fanno sentire l'impotenza. Se non vogliono fare una cosa, state tranquilli che non la faranno. Sui bracci di ferro noi adulti siamo perdenti. Se un bambino dice no e noi alziamo il tiro su questo no, state tranquilli, vince lui. Che noi oltre un certo limite poi non possiamo fare, non possiamo fare nulla. Non abbiamo, cioè in quel momento ci siamo giocati probabilmente tutti gli strumenti che potevamo utilizzare in una situazione rigida, no? Fai questo, no, non lo faccio. Ti ho detto di fare questo, no, non lo faccio. Lì non c'è più storia. Bisogna lavorare prima. Cioè lì, a quel punto lì, non bisogna arrivarci. E quello è un punto sul quale noi come adulti abbiamo già perso la possibilità di andare avanti, di far fare un passo avanti a quel bambino e a quella situazione. E non lo facciamo poi noi come educatori, no? Come stiamo col tempo? Non lo so, non ho... Circolare. Tardi? Abbiamo detto le 11. 11. Permessi? Allora, qualcos'altro che vi ha incuriosito, qualche dubbio, domanda, l'ultimo quarto d'ora lo utilizziamo così? Nella situazione c'era tutta l'attenzione si è concentrata tanto su Martina, di converso invece chi non parla, non si reaziona, si chiude, lì che si fa? A me in cui trovi un muro che non rompe, che non scarpi, non... Allora, con il bambino che è introverso, vuol dire che parla poco, che sembra essere poco comunicativo, la comunicazione si fa come stato secondo voi? Vi avevo detto osservate la comunicazione, il comportamento verbale e non verbale, come vi è sembrato? Poi arriva questo che mi rifiuto. Tra gli adulti c'era la parola comunicazione? Sulla posizione di cerchiere è mobile, lei si mossa continuamente, lui era vero, cioè, non è un ambiente fisso, cioè un ambiente che pensavo che cadesse con tutta la sedia, quindi non è dato in vasca di te. Loro adesso sono apposte, tanto. Secondo me c'è, non è per giustificarci, però il fatto che comunque non è condiviso quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare, se non ci conosciamo io e lei, naturalmente. Ha giocato il ruolo. Io sono uscita fuori con tutte le. Io spendo tutto il mio splendore. Non sei stata contenuta. Di solito. Ci metti tu. La comunicazione in questa situazione è molto importante, no? L'ascolto reciproco,